Stavamo parlando della gestione dei materiali a domanda dipendente nei sistemi di produzione di tipo push. Allora, il metodo che abbiamo esaminato la volta scorsa è il metodo del costo minimo unitario. In che cosa consiste questo metodo? Ve lo ricordo. Consiste nel determinare il costo dell'unità di prodotto a magazzino, dato questo costo dalla somma di un costo di lancio, C con L, più un costo di immagazzinamento del materiale a magazzino, diviso la quantità complessivamente ordinata. Laddove abbiamo detto che Q è la sommatoria dei fabbisogni netti all'istante T per T che varia da 1 a T con asterisco, dove T asterisco rappresenta l'istante di tempo in cui fermeremo l'analisi e quindi l'istante di tempo in cui non risulta più conveniente accorpare i fabbisogni in un unico ordine, e dove il C con M, il costo di immagazzinamento, è dato dal costo unitario di immagazzinamento, dimensionalmente euro per unità di prodotto per unità di tempo, che moltiplica la sommatoria, al solito per T che varia da 1 a T asterisco, degli F con N di T, che moltiplica T meno 1, dove F con N di T rappresenta il fabbisogno netto all'istante T, l'F con N di T, il T meno 1 invece rappresenta il periodo di immagazzinamento della quantità F con N di T a magazzino. La volta scorsa avevamo anche visto un esercizio. Questo era l'altro esercizio che vi avevo invece assegnato per casa, e dunque vi mostro ovviamente quello che è il risultato, immaginando ovviamente che l'abbiate risolto e vi siate quindi cimentati con questo esercizio. Al solito si tratta, come abbiamo visto la volta scorsa, si tratta di costruire una sorta di tabella dove da una parte andremo a mettere le quantità in ordine, nella parte centrale invece somma del costo di lancio più costo di immagazzinamento, ultima colonna il costo unitario dato dal rapporto tra C con L più C con M diviso la quantità. Allora, nel nostro caso la prima quantità che vado a ordinare è 10, ecco la quantità Q. Il costo di immagazzinamento varrà ovviamente costo unitario di immagazzinamento, che è 1, che moltiplica la quantità 10 per il periodo di immagazzinamento. Il periodo di immagazzinamento abbiamo detto essere T meno 1. Perché? Semplicemente perché la quantità che ordino 10 deve essere utilizzata all'istante T uguale a 1, e quindi in sostanza significa arriva, mi viene consegnata e viene ovviamente prelevata. Ecco perché T meno 1. Pertanto, essendo T uguale a 1, il periodo di immagazzinamento è 0, il costo di immagazzinamento è 0, e quindi il costo unitario è dato dalla sola componente dovuta al costo di lancio, che è 100, diviso 10, quindi 10. Spostiamoci all'istante T uguale a 2, quindi immaginiamo, ipotizziamo di ordinare una quantità pari a 10 più 25, 35 unità. Che cosa succede? Di queste 35 unità, una volta che mi vengono consegnate, 10 vengono prelevate all'istante T uguale a 1, 25 all'istante T uguale a 2, rimanendo quindi in magazzino per un periodo
questi 25 per un periodo pari a T-1, ovvero una settimana. Quindi il costo di immagazzinamento varrà costo unitario di immagazzinamento che è 1, che moltiplica allora il contributo di questa quantità al costo di immagazzinamento 10 e ovviamente 0, perché 0 è il periodo di immagazzinamento, più 25 per 1, 25. Costo unitario ovviamente sarà 100, che è il costo di lancio, più 25, 125, diviso 35, 3,57. Immaginiamo, vedete, il costo unitario sta diminuendo, quindi immaginiamo di accorpare anche il fabbisogno relativo al periodo 3 e determiniamo quindi il costo unitario. Anche in questo caso, accorpando la quantità 30 nell'ordine e quindi ordinando una quantità pari a 10 più 25 più 30, ovvero 65, abbiamo un costo di immagazzinamento che vale 1, che moltiplica 10 per 0 più 25 per 1, periodo di immagazzinamento, più 30 per 2, ovvero 25 più 60, quindi 85 è il costo di immagazzinamento, e il costo unitario quanto varrà? Ovviamente 100, il costo di lancio, più 85, 185, diviso 65, 2,84. Il costo unitario, vedete che diminuisce ancora, anche se di poco. Proviamo allora ad accorpare anche la quantità relativa al periodo 4, ovvero 10 più 25, 35, più 30, 65, più 20, 85, e calcoliamo in corrispondenza il costo di immagazzinamento. Costo di immagazzinamento 10 per 0, 25 per 1, 30 per 2, 20 per 3, per il costo unitario di immagazzinamento che è 1, totale 145 più 100, 245, diviso 85, 2,88. Come vedete, il costo unitario, come giusto che sia, ovviamente la curva di questo costo unitario, che è una curva costo totale dato dalla somma di un costo fisso e di un costo variabile linearmente, raggiunge ovviamente un minimo in corrispondenza di un punto di una quantità, che è questa 65, ma riprende poi ovviamente a ricrescere. Nella determinazione del costo unitario, come vi ho già detto la volta scorsa, essendo i costi totali dati dalla somma di un costo fisso e di un costo variabile linearmente, quando ovviamente andiamo a calcolare i costi unitari, l'andamento del costo fisso diventa un costo variabile secondo un'iperbole, e il costo variabile linearmente diventa ovviamente costante, pari ovviamente al coefficiente angolare della retta. Significa quindi che questo primo lotto, come appunto abbiamo visto anche la volta scorsa, sarà di 65 unità. Procedendo ovviamente nel calcolo, quindi il primo T asterisco lo determiniamo quindi in corrispondenza di questo istante, e quindi il primo ordine accorpa i primi tre periodi di tempo. Dobbiamo quindi posizionarci nell'istante immediatamente successivo, cioè nell'istante 4, e vedere che cosa succede. È quello che appunto abbiamo fatto, posizionandoci quindi all'istante T uguale a 4, dove il fabbisogno netto è 20, e quindi, come vedete, ovviamente è stato ancora una volta reiterato il ragionamento, il procedimento. In corrispondenza dei fabbisogni relativi ai periodi 4, 5, 6 e 7, che corrispondono ovviamente a periodi 1, 2, 3 e 4, calcolato il primo lotto, il primo ordine,
ho un costo unitario che vale 5, 4 e 2, 2,64, 2,73. Quindi l'ordine successivo, il prossimo lotto, quindi di ordinazione, pari a 85, ovvero i fabbisogni relativi ai periodi 4, 5 e 6. Quindi 4, 5 e 6, 80, 20, 25 più 60, 85. Infine calcoliamo l'ultimo lotto, ponendoci ovviamente nel periodo pari a 7, dove il fabbisogno è pari a 25, facciamo i soliti calcoli, calcoliamo il costo unitario, vedete il costo unitario da 4 passa a 3,5, a 3,12, a 3,07, poi 3,13, quindi riprende a crescere, mi fermo quindi nell'istante immediatamente precedente, quindi il lotto successivo sarà dato da 25 più 5, quindi 30, più 30, scusate, più 10, più 30, quindi 70, e ovviamente l'ultimo lotto, quello relativo al fabbisogno dell'ultimo periodo, quindi costituirà da sé ovviamente un ordine che ovviamente non emetteremo ancora, perché aspetteremo di conoscere i fabbisogni netti relativi ai periodi successivi per accorpare questa quantità con le quantità successive. Ecco. In questo caso vedete quello che appunto abbiamo un po' detto anche la volta scorsa. I lotti, le quantità in ordine sono sempre diverse, sono quasi sempre ovviamente diverse tra di loro, quindi una prima volta ne ordino 65 coprendo i periodi 1, 2, 3, poi 85 coprendo i periodi 4, 5 e 6, poi 70 coprendo i periodi 7, 8, 9 e 10, poi ordino 5 unità, ma come appunto vi dicevo copre soltanto un periodo, ma aspetto ovviamente di conoscere i fabbisogni netti relativi ai periodi successivi. Questo è il criterio del costo minimo unitario, ma come appunto vi avevo anticipato la volta scorsa, esiste un altro metodo che prende il nome di bilanciamento. Dei costi. Che cosa significa bilanciamento dei costi e quali sono i costi che vado a bilanciare? Allora, i costi che vado a bilanciare sono quelle due componenti di costo che avevamo visto prima, cioè il costo di lancio e il costo di immagazzinamento, ovvero il costo di lancio che costituisce per noi una componente di costo fisso, perché una volta noto, ovviamente non varia con la quantità in ordine, ma è un costo associato ovviamente a ogni ordine che mettiamo, e il costo di immagazzinamento che appunto assume quella espressione che abbiamo visto, quindi costo unitario di immagazzinamento che moltiplica la sommatoria per t che varia da 1 a t asterisco di F con N di T che moltiplica T meno 1. Allora, perché si chiama costo di bilanciamento e poi perché in effetti vado a bilanciare questi due costi? Allora, in effetti, se ci pensate, sostenere un costo di lancio o un costo di immagazzinamento costituiscono, rappresentano ciascuna di queste una scelta, un'alternativa, e ovviamente all'aumentare di uno solitamente diminuisce l'altro. Perché? Immaginate di dover accorpare, ovviamente come in questo caso,
i fabbisogni relativi a più periodi, quindi accorpando queste quantità e emettendo un ordine che accorpi, per esempio, quest'ordine i fabbisogni relativi a più periodi. Allora, in questo caso io sostengo una sola volta un costo di lancio, ma è evidente che quanti più periodi vado ad accorpare, se è vero che il costo di lancio lo sostengo una sola volta e quindi in sostanza si riduce, aumenta quello che è il costo di immagazzinamento. Perché? Perché aumentano le quantità di prodotti, di componenti che vado a includere in un ordine. Se ordino, per esempio, i fabbisogni relativi ad ogni singolo periodo, quindi 10-25, è chiaro che il costo di immagazzinamento è minimo, no? Perché mi arrivano e io li prelevo, ma è anche ovvio però che sostengo un costo di lancio che ovviamente dovrà essere moltiplicato per il numero dei periodi, perché ogni volta che io devo e ho bisogno di un determinato quantitativo di materiali devo emettere un ordine, quindi sostengo un costo di lancio. Se li accorpo, il costo di lancio viene messo un numero di volte inferiore, ma è chiaro che aumenta il costo di immagazzinamento. E allora come si procede? Si procede in questo modo: siccome quello che aumenta è il costo di immagazzinamento, no? Perché io una volta ne ordino 10 ed ho un costo di immagazzinamento, poi ne ordino 10 più 25 ed ho un costo di immagazzinamento più alto, poi un costo di immagazzinamento pari al costo di immagazzinamento di 10, 25 e 30 unità, che è ancora più alto di quello di prima. Allora, quello che aumenta è sempre il costo di immagazzinamento, che vado a confrontare con il costo di lancio, che invece è sempre lo stesso, no? L'emissione dell'ordine. Allora, fin quando il costo di immagazzinamento si mantiene inferiore al costo di lancio, conviene ordinare e mettere a magazzino. È chiaro che nel momento in cui il costo di immagazzinamento risulta essere superiore al costo di lancio, è chiaro che non mi conviene più ordinare e tenere a magazzino, ma mi conviene mettere un nuovo ordine. Quindi il bilanciamento, se volete, immaginate appunto, come dico sempre, una sorta di bilancia, no? Dove su di un piatto io ci metto il costo di lancio e sull'altro piatto ci metto il costo di immagazzinamento. Allora, ovviamente nella posizione iniziale io ho un valore del costo di lancio e quindi i piatti sono sbilanciati da un lato e ovviamente un costo di immagazzinamento che è nullo all'inizio. Ci metto dei prodotti in questo piatto e quindi sostengo un costo di immagazzinamento. Questo piatto, dal lato costo di immagazzinamento, diventa più pesante, quindi fa scendere questo braccio, fin quando a un certo punto i due piatti raggiungono quasi una situazione di equilibrio. Quando raggiungono questa situazione di equilibrio, vuol dire che non mi conviene andare oltre, perché se no, altrimenti che succede? Il costo di immagazzinamento risulta superiore al costo di lancio ed emetto l'ordine. Quindi che cosa significa? Che fin quando il costo di immagazzinamento risulta essere minore del costo di lancio, io accorpo i fabbisogni netti e quindi accorpo i fabbisogni di materiali. Quando il costo di lancio risulta essere inferiore rispetto al costo di immagazzinamento, a quel punto mi conviene emettere un nuovo ordine e smettere ovviamente di accorpare questi fabbisogni in un unico ordine. Quindi, dicevo, ritornando a quello che avevamo detto, dunque, che cosa faccio? Con il metodo del bilanciamento dei costi considero costo di lancio e costo di immagazzinamento,
fin quando il costo di immagazzinamento, appunto vi dicevo, è inferiore al costo di lancio, mi conviene accorpare i fabbisogni in un ordine. Quando il costo di immagazzinamento supera il costo di lancio, che è logicamente il costo di lancio, la componente fissa di costo, quando il costo di immagazzinamento supera il costo di lancio, significa che non mi conviene più ordinare, non mi conviene più accorpare i fabbisogni in un unico ordine e quindi mi conviene invece emettere un nuovo ordine. Le quantità in gioco, ripeto, sono il costo di lancio, che lo diamo come costo fisso, e ovviamente il costo di immagazzinamento, che assume quell'espressione che abbiamo visto in precedenza. Allora, cerchiamo di vedere con un esempio quello che abbiamo appena detto e consideriamo allora una situazione di questo tipo. Allora, immaginiamo di avere un'azienda sulla base di quello che è il piano generale di produzione. L'azienda ha definito per i vari periodi di tempo, immaginando ovviamente che l'unità di misura in questo caso sia per esempio la settimana, allora ha determinato, quindi in maniera deterministica ovviamente, questi fabbisogni, che sono i fabbisogni netti, sono già fabbisogni netti, che sono quelli indicati in tabella. Conosco il costo di immagazzinamento e il costo di lancio. Ovviamente la tabella che mi vado a costruire è una tabella di questo tipo, laddove qui ci metto la quantità Q, cioè sommatoria degli F con N e T, qui ci metto il costo di immagazzinamento, quindi Q sommatoria F con N di T per T meno 1, e ovviamente qui ci dovrei andare a mettere quello che è il costo di lancio, che ovviamente abbiamo detto essere 100 euro, che è il costo con il quale effettuerò questi confronti. Allora, vediamo nel primo caso, ovviamente primo caso, fabbisogno pari a 10, costo di immagazzinamento ovviamente è dato da 1, che moltiplica che cosa? Ovviamente 10 per il periodo di immagazzinamento, che è 0, ovvero questo è 0, ovviamente minore di C con L. Quindi significa che mi conviene tenere a magazzino. E ovviamente che cosa faccio? Vedo a questo punto se posso includere nell'ordine anche il quantitativo successivo, che è 15, quindi 10 più 15, 25, e costo di immagazzinamento, 1 che moltiplica, ovviamente qui avrò 0 più 15 per T meno 1. T meno 1 perché ovviamente 15 unità ne ho bisogno all'istante 2, ma ovviamente rimane a magazzino per T meno 1, per una settimana, quindi per 1. Quindi il valore complessivo del costo di immagazzinamento è 15, minore ovviamente di 100. Posso accorpare nell'ordine anche il quantitativo successivo, quindi questo 25, così da considerare un lotto pari a 50, e un costo di immagazzinamento che sarà dato da 1 che moltiplica 0 più 15 più 25 per il periodo di immagazzinamento. Il periodo di immagazzinamento è T meno 1, quindi 3 meno 1, quindi 2, ovvero quindi 50, 65, minore di 100. Quindi mi conviene ancora includere nell'ordine questa quantità. Faccio un passo successivo, vediamo di accorpare anche il fabbisogno relativo al periodo 4, quindi così da avere un lotto di 60, ottengo 1 che moltiplica, quindi 0 più 15
più 50 più, abbiamo detto, 10 per t meno 1 che è 3, quindi 95 minore di 100. A questo punto includo anche il quantitativo successivo, quindi da 60 passo a 70, quindi ottengo 1 che moltiplica, ancora una volta, 0 più 15 più 50 più 30 più, abbiamo detto, 10 per 4, ovvero 135. Questo è maggiore ovviamente di 100, quindi significa che devo fermarmi al periodo immediatamente precedente, cioè il primo lotto che vado ad ordinare di materiali sarà con 1 pari a 60, che copre quindi i periodi 1, 2, 3 e 4. Questo è il primo lotto. Allora, a questo punto devo procedere nel ragionamento, iterando ovviamente quello che abbiamo fatto fino ad ora, anche per le quantità successive. Allora, abbiamo accorpato quindi i fabbisogni relativi ai periodi 1, 2, 3 e 4. Partiamo a questo punto dall'istante t uguale a 5. E vediamo cosa succede. Allora, t uguale a 5, primo quantitativo che ordino è 10, costo di immagazzinamento 1 per 10 per 0, quindi è 0, minore di 100. Associo alla quantità 10 anche quella relativa al periodo successivo 6, quindi 70, quindi a questo punto 70 più 10 80, e la quantità in ordine quindi sarà quindi di 80 con un costo di immagazzinamento che è 10 per 0 più 70 per il periodo di immagazzinamento che è 1, quindi 70 minore di 100. Va bene, quindi ci vado a sommare anche l'altra quantità che è 35, che sommata ad 80 da 115, e il costo di immagazzinamento varrà 1 che moltiplica 0 più 70 più, abbiamo detto, 35 per il periodo di immagazzinamento che è 2. Per 35, quindi 70, 140 maggiore di 100, quindi questo significa che mi devo fermare al periodo immediatamente precedente e quindi considerare un Q con 2 che è pari ad 80, che copre il periodo, quindi due periodi, il periodo 5 e il periodo 6. Ovviamente procedo nella determinazione delle quantità anche per i successivi periodi, quindi vado a pormi nell'istante t uguale a 7 t uguale a 7, quindi ordino una prima quantità pari a 35, costo di immagazzinamento ovviamente 1 che moltiplica 35 per 0, quindi 0. Poi ci accorpo nell'ordine anche il fabbisogno relativo al periodo 8 che è 15, quindi 35 più 15 50,
e quindi un costo di immagazzinamento dato da 1 che moltiplica 35 per 0 più 15 per 1, 15 minore di 100. Ovviamente includo anche il fabbisogno relativo al periodo 9, quindi ancora 50, e quindi un 1 che moltiplica 0 più 15 più 0, sempre 15 ovviamente, e poi vedo che cosa succede accorpando anche il fabbisogno del periodo 10. Allora ero a 50 più 40, 90, quindi avrò 1 che moltiplica 0 più 15 più 40. Ricordiamoci che stiamo a 7, quindi questo è 1, 2, 3, 4, 4 meno 1 è 3, quindi per 3, e questo mi dà, quindi 3 per 4, 12, 135. Allora, questo è quello che appunto volevo farvi osservare. Allora, che cosa succede in questo caso? Secondo quello che abbiamo detto, siccome supera ovviamente il 100, mi dovrei fermare al periodo immediatamente precedente. Però ricordiamoci che il metodo si chiama del bilanciamento dei costi, no? Quindi io in sostanza devo cercare di arrivare a un equilibrio tra un costo di lancio e un costo di immagazzinamento. E dov'è che ho maggiore equilibrio? Cioè, in questo primo caso, dove ovviamente uno vale 15 e l'altro vale 100, o in quest'altro caso, dove uno vale 135 e l'altro vale 100. Quello che voglio farvi osservare quindi è che nella scelta dell'istante di tempo più opportuno, in corrispondenza del quale quindi accorpo i fabbisogni ed emetto l'ordine, il metodo dice: guarda, devi considerare differenza tra costo di lancio e costo di immagazzinamento in valore assoluto, e quindi considerare ovviamente quel valore più basso. Nel primo caso la differenza è di 85, in quest'altro caso è di 35. Vi trovate? Quindi è evidente che io qui ho un maggiore squilibrio, perché ho 100 e 15 dall'altra parte. In questo caso invece un maggiore equilibrio e quindi un maggiore bilanciamento, cosa questa che mi porta ovviamente a dire accorpo i fabbisogni relativi ai periodi 7, 8, 9 e 10 per emettere appunto il nuovo ordine. Ecco qua. Quindi l'altro ordine che emetto, Q con 3, sarà di 90 che metterò e che includerà ovviamente i periodi 7, 8, 9 e 10. Ovviamente l'ultimo ordine che andrò ad emettere, al solito con un punto interrogativo, sarà questo di 10 relativo al periodo 11. Perché con il punto interrogativo? Perché ovviamente io non so ancora che cosa succederà dopo il periodo 11, avrò ovviamente degli altri fabbisogni, quindi mi conviene comunque aspettare per emettere l'ordine. Anche in questo caso, così come abbiamo visto per il bilanciamento, per il costo minimo unitario, anche per il bilanciamento avevo preparato queste tabelline che vi fanno forse meglio comprendere come sono distribuiti gli ordini nel tempo. Vedete nel primo caso, quindi 60, così come abbiamo scritto lì alla lavagna, accorpa i fabbisogni dei periodi 1, 2, 3, 4, e quindi sarà un primo ordine di 60. Qual è il costo di questo ordine associato logicamente a quest'ordine?
allora ovviamente avrò un costo di lancio che è 100, un costo di immagazzinamento che ovviamente sarà dato da 10 per 0, 15 per 1, 25 per 2 e 10 per 3, con un costo complessivo pari di immagazzinamento a 95, costo totale 195. L'altra quantità, 80, coprirà i periodi 5 e 6, terzo lotto coprirà i periodi 7, 8, 9 e 10, ultima quantità in ordine sarà questa quantità pari a 10, ma ripeto con il punto interrogativo. Allora, ovviamente voglio dire, io per semplicità, quindi negli esercizi che solitamente consideriamo, io considero un costo di immagazzinamento di un'unità di un euro per unità di prodotto e per unità di tempo e un costo di lancio di 100. È ovvio che io considero questi valori perché in questo modo anche i calcoli alla lavagna risultano essere più agevoli. È chiaro che dovrei e posso logicamente, lì dove c'è un costo di unitario di immagazzinamento di valore diverso, ovviamente non posso non considerare questo costo unitario di immagazzinamento. Io qui ho sempre messo 1, quindi diciamo alla fine uno si dimentica quasi che si deve moltiplicare per quel costo unitario di immagazzinamento, così come il costo di lancio dovrebbe assumere valori diversi. Ovviamente, cioè, io il confronto, il bilanciamento lo faccio considerando i valori effettivi, reali, no? Di questo costo di immagazzinamento, questo costo unitario di immagazzinamento e di questo costo di lancio. Un'altra cosa che volevo dirvi, dunque, quale dei due metodi è meglio, cioè quale preferire? Non c'è nessun elemento che ci consente logicamente di poter dire il costo unitario, il costo minimo unitario è meglio del bilanciamento dei costi. Solitamente anche nei software che utilizzano le aziende per l'emissione degli ordini, ovviamente quelli relativi alla gestione di materiali di questo tipo, di questa tipologia di materiali, dunque solitamente l'algoritmo che che è dietro o è quello del costo minimo unitario del bilanciamento dei costi, solitamente questo è trasparente all'utente, molte volte non sa appunto nemmeno lui qual è l'algoritmo che effettivamente viene utilizzato, proprio perché, ripeto, non c'è una preferenza tra l'uno e l'altro. Questo porta ovviamente a dire che i lotti ovviamente possono essere diversi e quindi non è detto che siano necessariamente e che si arrivi diretto per forza allo stesso valore del lotto della quantità da ordinare, ma è ovvio perché i metodi che seguo sono diversi, le strade che seguo sono diverse e quindi è chiaro che posso effettivamente avere lotti diversi, quindi quantità diverse in ordinazione. Allora, provate, quindi scrivetevi un attimo questa tabellina, quindi come esercizio eventualmente da poter poi svolgere a casa, se volete, con più calma e con soprattutto se ne avete voglia. Ho immaginato, quindi classico esercizio, situazioni di questo tipo, periodi al solito 11 periodi con dei fabbisogni che sono appunto quelli che leggete in tabella, 10, 25, 30, 20, 5, 60, 25, 5, 10, 35, con un costo unitario di immagazzinamento di 1 euro per unità di prodotto e per unità di tempo e un costo di lancio di 100 euro. Ricordate quindi che nel caso in cui, ovviamente come in questo caso, vi si richieda di calcolare gli ordini da emettere utilizzando il metodo del bilanciamento dei costi, ricordatevi che dovete di fatto effettuare un bilanciamento, quindi nel bilanciamento
dovete effettivamente privilegiare, quindi scegliere quell'istante di tempo che accorpa ovviamente i fabbisogni netti relativi a periodi diversi, ma quell'istante di tempo in corrispondenza del quale il costo di lancio e il costo di immagazzinamento risultano essere i più vicini possibili, quindi privilegiare quell'istante di tempo in cui la differenza in valore assoluto tra il costo di lancio e il costo di immagazzinamento, quindi il valore assoluto di questa differenza, risulti essere numericamente il valore più piccolo. E quindi non come in questo caso, ripeto, dove in corrispondenza di questo costo di immagazzinamento di 15, siccome il valore successivamente calcolato è di 135 maggiore di 100, quindi non lasciarsi trarre in inganno, dice siccome questo è maggiore mi fermo all'istante precedente, no, perché la differenza tra i due costi appunto risulta essere in valore assoluto minore in corrispondenza dell'istante t uguale 10 piuttosto che dell'istante t uguale 9. Dunque voglio dirvi ancora qualcosa a proposito di prima di dirvi l'algoritmo, e quindi prima di parlarvi di un algoritmo di miglioramento del criterio del bilanciamento dei costi, l'algoritmo di miglioramento di cui vi parlerò a breve, ma voglio prima spiegarvi e dirvi qualcosa sull'MRP che utilizza ovviamente questi criteri di ordinazione, e poi ovviamente parlarvi, sperando di avere un attimo di tempo, anche dell'algoritmo di miglioramento. Dunque, questo algoritmo di miglioramento prende il nome di algoritmo del look back e look ahead. Significa in sostanza ovviamente guardare avanti e guardare indietro, anzi look back guardare indietro, look ahead guardare avanti, e appunto, come avremo poi tra poco modo di vedere, consiste nel vedere che cosa succede se in un ordine che accorpa già i fabbisogni relativi a periodi diversi io vado a includere il fabbisogno relativo anche al periodo successivo o a escludere una quantità. Però, ripeto, voglio prima questo per esempio come tipologia di esercizio è un'altra tipologia di esercizio, come vedete, che può capitare ovviamente all'esame. Qui vedete ad esempio il Cigonelle è 120, il costo unitario di immagazzinamento è sempre 1, però vedete che in più, per renderlo un pochettino più articolato, avevo messo non i fabbisogni netti ma i fabbisogni lordi, e quindi ovviamente scorta di sicurezza, ordine in corso, giacenza e quantità impegnata istante per istante. Quindi in più si tratta di andarsi a calcolare i fabbisogni netti ricordando quella relazione che lega il fabbisogno lordo alle scorte di sicurezza, alle quantità impegnate, agli ordini in corso e alle giacenze. Allora, vediamo, quindi, senza... Siete stanchi? Io posso continuare? Volete... Venite da chi avete fatto prima come materia. Ah, niente, ma quindi state riposando. Allora posso continuare? Voglio spiegarvi un attimo poi questo l'MRP in che cosa consiste e come utilizza le informazioni che provengono da uno di questi due metodi per effettuare gli ordini. Allora, vi ho già detto il punto di partenza dell'MRP è rappresentato dal piano generale di produzione.
quindi è rappresentato dal Master Production Schedule, dal piano generale di produzione, che definisce, quindi attraverso il quale l'azienda definisce le domande di prodotti finiti distribuite ovviamente nel tempo. A questo punto che cosa succede? Partendo dall'MPS, dal piano generale di produzione, l'MPS sta per Master Production Schedule, che cosa faccio? Dunque, avendo ogni azienda a disposizione la distinta base del prodotto, quindi la struttura del prodotto, l'azienda cerca di risalire a quelli che sono i fabbisogni componenti, di assiemi, di sottoassiemi che rientrano nel prodotto e cerca di distribuire nel tempo questi fabbisogni, accorpando ovviamente eventualmente quelli che sono gli ordini secondo uno dei due criteri precedentemente detti. Accorpa quindi quelli che sono i fabbisogni e trasforma i fabbisogni in ordini programmati, e una volta logicamente gli ordini vengono programmati, questi, una volta che l'azienda provvede all'emissione di questi ordini e quindi ordini effettivamente quei materiali, questi ordini diventano degli ordini cosiddetti rilasciati. Allora, che cosa in effetti cerco di fare con l'MRP? Allora, io mi aiuto per spiegarvi la logica di funzionamento, mi aiuto con un esempio che meglio poi molte volte di quelle che possono essere le parole, le chiacchiere, quindi ci aiuta a capire meglio quello che stiamo dicendo. Allora, in sostanza dico questo. Allora, immaginiamo di avere un prodotto, quindi l'azienda deve realizzare un determinato prodotto. Sulla base di quelle che sono ovviamente gli ordini, le richieste dei clienti, bene, l'azienda ha stabilito un certo piano generale di produzione, quindi ha stabilito che la richiesta di questi prodotti in un determinato periodo di tempo sarà di 100, 200, 300 unità di questo prodotto, e ovviamente queste richieste di prodotto saranno distribuite nel tempo. Capite bene che il prodotto è costituito da vari componenti, no? Cioè, se io dico ho bisogno di un certo numero di unità di prodotti per prodotto tavolo per una certa data, per il 28 di dicembre ad esempio, bene, io devo risalire a quelli che sono i singoli componenti che costituiscono il tavolo e capire logicamente, secondo quella che è la distinta base, i singoli componenti, non solo quanti di singoli componenti ho bisogno, ma quando devo cominciare la realizzazione o l'assemblaggio di questi componenti per far sì che i 100-200 tavoli siano disponibili al 28 di dicembre. Cioè, devo appunto risalire la distinta base. Se questo è il tavolo, devo, immaginando che il tavolo sia costituito dal ripiano, è ovviamente un esempio che ho immaginato io, ma quindi semplice, ma come vedrete, per quanto semplice possa essere, comunque risulterà abbastanza articolato. Quindi c'è un ripiano che viene poi ovviamente montato su un assemblato che appunto ho immaginato essere i quattro piedi con delle traverse. Questo gruppo su cui poggia il ripiano, da che cosa è costituito? È costituito da quattro gambe e quattro traverse. Per fare la cosa un po' più complicata, ho immaginato che il tavolo fosse rettangolare e che quindi ci sono delle traverse corte e delle traverse lunghe. Sapete che nella distinta base le quantità dei singoli componenti necessarie a realizzare una unità di prodotto, bene, queste quantità prendono il nome di coefficienti di impiego.
Quindi quello che leggete qua, Ciconi, è per l'appunto il coefficiente di impiego, cioè per realizzare una unità di prodotto ho bisogno di un ripiano e di un assemblato gambe, e ovviamente l'assemblato gambe è costituito da gambe con coefficiente di impiego 4, perché ho bisogno di 4 gambe, poi 2 traverse lunghe e 2 traverse corte. Per applicare l'MRP ho bisogno però di sapere anche il lead time, cioè quanto tempo ci metto a ordinare a secondo se devo produrre o acquistare, make or buy, un determinato componente. Allora, introduco un altro elemento, un altro termine per me importante, che è appunto il lead time. Lead time o di produzione o di approvvigionamento mi dice in sostanza: guarda, per realizzare quel componente devi mettere un ordine, e tra l'istante in cui emetti l'ordine e l'istante in cui quel componente è disponibile passeranno in questo caso 2 unità di tempo. Ho immaginato che l'unità di tempo fosse la settimana, quindi 2 settimane per l'assemblaggio delle gambe con le traverse, il periodo il lead time di in questo caso di produzione è di una settimana, per le traverse corte, le traverse lunghe e le gambe ho immaginato un lead time di una settimana. Allora, solamente dopo che ho informazioni dal piano generale di produzione, ho le distinte basi del prodotto, dei prodotti corrette, posso partire con l'MRP. L'MRP in sostanza che cosa ci dice? Allora, partiamo da questa situazione, ovvero ho immaginato una situazione di questo tipo, quindi la domanda di tavoli sia per esempio caratterizzata da questi valori, cioè 200 unità di prodotto nella settimana 4, 150 nella settimana 5, 6 nella settimana 6. Cioè questo in sostanza significa che cosa? Dunque, tenete presente, come se io mi trovassi in questo istante, qui ovviamente ho istante di tempo 1, istante di tempo 2, istante di tempo 3, istante di tempo 4, istante di tempo 5, istante di tempo 6, con quantità che sono queste, quindi 150 unità di prodotto, 200 unità di prodotto, 150 e 100. D'accordo? Quindi è chiaro che per applicare l'MRP io devo partire da che cosa? Da quello che certamente sono una serie di informazioni che mi provengono dal piano generale di produzione, ma poi ovviamente io sto in un certo istante e dico che mi stanno chiedendo, i miei clienti mi stanno chiedendo 100 unità per l'istante 4, che sarà una certa data, altre 150 per un altro periodo di tempo, per un altro istante di tempo che è l'istante 5, 100 all'istante 6. Allora, ovviamente di questi 100 prodotti, 150 o 200, io una parte ce li ho già come prodotti finiti a magazzino e una parte li devo invece produrre, devo ordinare dei componenti, devo assemblarne degli altri e ci metterò un certo tempo. Ovviamente io che cosa devo vedere? Se questo è il mio punto di partenza, se questo è lo start, allora io devo vedere, ok, partiamo da questi 200, vediamo innanzitutto se ce n'ho alcuni a magazzino, poi dalla distinta base, partiamo dalla distinta base e vediamo, quindi partendo dalla testa della distinta base, no, che è il tavolo, il prodotto finito, io scendo ovviamente di livello e dico, bene, ho bisogno di un ripiano e di un
assemblaggio, un gruppo gambe assemblato. Bene, allora per farne 200 io ovviamente devo andare a vedere che cosa? Ho bisogno di 200 ripiani e di 200 assemblati gambe. Certamente ci saranno dei tavoli che ho a magazzino, devo vedere ovviamente se ce ne sono, quei 200 saranno di meno, ma avrò poi bisogno, in questo caso vedete io ho immaginato che essendocene già 50 a magazzino dall'istante t uguale a 1, ovviamente i fabbisogni netti, ho immaginato molto semplicemente produzione finale disponibile, quindi vado a vedere semplicemente quello che ho a magazzino, ma tenete presente che la cosa è molto più complicata, no? Perché io dovrei considerare anche in questo caso ovviamente le quantità a magazzino, le quantità impegnate, gli ordini in corso, le scorte di sicurezza. Per questo esempio ovviamente io ho immaginato soltanto quello che ho a magazzino per semplificare, e questo significa che alla fine il fabbisogno netto, la domanda netta è di 150, 150 e 100. Allora, concentrandoci su questi 100, significa che io, su questi 150, scusatemi, significa che io ho bisogno di 150 ripiani e 150 assemblaggi gambe. Quando ne ho bisogno? Perché ce ne siano effettivamente 200 all'istante t uguale a 4, costituiti questi 200, da 50 che già ho a magazzino, più altre 150 che invece devo realizzare assemblando le gambe, le traverse e il ripiano, bene, questi 150 quando devono essere disponibili? Siccome da quella distinta base che abbiamo visto prima, il tempo di assemblaggio, ripiani, gambe è di una unità di tempo, quindi di una settimana, significa che questi 150 devono essere disponibili già dalla settimana precedente, cioè dalla settimana 3. Perché? Perché ovviamente io ci metto una settimana per assemblare il ripiano con il gruppo gambe e traverse, e quindi ecco che risulteranno disponibili alla settimana 4 150 tavoli che, sommati ai 50 che ho a magazzino, faranno i 200 tavoli di cui ho bisogno. Per questi 150 invece di cui ho bisogno alla settimana 5, anche questi, no? Ovviamente questi a magazzino non ho niente, quindi significa avrò bisogno di 150 ripiani e 150 gruppi assemblati gambe con traverse. Lead time una settimana significa che questi 150, l'ordine, ovviamente se parlo di lead time di una settimana, lo devo mettere alla settimana precedente, cioè alla settimana 4. Idem questi 100. Cioè gli ordini che devo rilasciare per l'approvvigionamento di questi materiali, questi ordini devono essere anticipati, devono partire di una settimana rispetto ovviamente all'istante di tempo in cui io devo invece avere disponibili quei prodotti, e quindi rispetto all'istante 4, rispetto all'istante 5, rispetto all'istante 6. Non so se sono stato chiaro. Quindi mi pongo questo primo problema, cioè il piano generale di produzione mi dice i prodotti di cui ho bisogno sulla base di quelle che sono ovviamente le richieste del cliente, e come ovviamente questi prodotti sono distribuiti nel tempo, 200, 150, 100. Poi tengo conto di quello che succede che ho a magazzino, ne calcolo il fabbisogno netto, 150, 150 e 100. A questo punto che faccio? Passo alla distinta base e vedo, ok, ma per fare questo tavolo ci vuole una settimana, cioè il lead time di una settimana, cioè significa che i tavoli, ovviamente l'ordine dei tavoli deve essere anticipato di una settimana. La settimana prima ovviamente, che è la settimana 3, per esempio soffermandoci soltanto su questo primo quantitativo, ma il ragionamento poi si ripete per tutti gli altri. Ovviamente alla settimana 3 io ho bisogno quindi di che cosa? Ragionando in termini di ripiani, di 150 ripiani, 150 ripiani ancora per
la domanda relativa al periodo 5 e 100 di piani per quanto riguarda ovviamente il fabbisogno relativo al periodo 6. Quindi domanda lorda sarà 150 ripiani, 150 ripiani all'istante 4, 100 all'istante 5. Vi trovate? Ovviamente devo anche per i ripiani andare a vedere, ma c'ho qualcosa a magazzino? E quindi questa è la domanda lorda. Ma ho qualche ripiano a magazzino? Probabilmente sì. Mi calcolo la domanda netta, quindi questi che compaiono sono domanda lorda, meno la produzione e quindi meno le quantità di ripiani che probabilmente come componenti ho a magazzino. Gli ordini che devo rilasciare. Gli ordini ovviamente, secondo quella che è la distinta base, anche per il ripiano ho un lead time, che però in questo caso, vedete, è di due unità di tempo, quindi di due settimane. Significa che probabilmente questo ripiano che ordino lo devo, e che quindi mi viene rifornito da un fornitore esterno, devo anticipare l'ordine di due settimane. Cioè, questo è quello che succede. Allora, immaginando di avere quindi una domanda lorda di ripiani 150, 150 e 100, che come vedete coincide con la domanda netta e con gli ordini rilasciati per i tavoli, perché il coefficiente di impiego è 1, vado a vedere se ci sono quantità a magazzino. In questo caso vedo che ce ne sono 50 di ripiani all'istante 1, 50 di ripiani all'istante 2, quindi significa che complessivamente all'istante 3, siccome ce ne sono disponibili 100, la domanda netta sarà 150-150, poi 150-100. Il lead time è di due unità di tempo, quindi devo anticipare l'emissione dell'ordine per i ripiani di due settimane. Significa che questo 50, l'ordine, lo devo emettere 1-2 settimane prima, i 150 2 settimane prima, i 100 2 settimane prima. In questa analisi ovviamente che andate a fare, dove ovviamente a seconda del valore del lead time voi andate a ritroso, no? A vedere quando dovete mettere gli ordini, ovviamente perché il tutto funzioni gli ordini emessi non devono superare il punto di partenza. Cioè, perché se per rispettare queste date di consegna voi andando indietro e saltando agli istanti di tempo immediatamente precedenti, una volta considerati lead time, arrivate prima del punto di partenza, cioè in sostanza dite: ok, per rispettare queste consegne io avrei dovuto, questo significa, avrei dovuto cominciare a produrre, a ordinare prima dell'istante iniziale, prima dello start. È chiaro che ovviamente se dovesse succedere una cosa di questa, che cosa significa? Che quelle date non possono essere rispettate e quindi al cliente gli dovete dire: no, guarda, non ce la faccio. Però questo significa, lo vedremo tra poco andando avanti con l'esempio, significa che cosa? Che se invece gli ordini arrivano al più e coincidono con la data di partenza, io posso rispettare quella richiesta ottimizzando ovviamente gli ordini, accorpando gli ordini poi secondo quelli che sono i criteri che abbiamo visto e ovviamente pianificando l'intera produzione. Vediamo quindi se sono stato chiaro, ma vediamo che cosa succede per l'assemblaggio gambe. Ovviamente per l'assemblaggio gambe è la stessa cosa. Coefficiente di impiego, assemblaggio gambe, ripiano è un ripiano per ogni tavolo, un gruppo assemblato gambe per ogni tavolo, quindi ovviamente coefficiente di impiego è 1 e quindi significa che anche per l'assemblaggio gamba dovrò avere 150 gruppi di assemblati gambe per l'istante 3, 150 all'istante 4, 100 all'istante 5. Anche per gli assemblaggi gambe dovrò andare a considerare: ma c'hai dei gruppi già disponibili a magazzino? Allora,
probabilmente ci saranno. Questo ovviamente mi consente di determinare un valore netto e quindi una domanda netta di assemblaggi gambe. E poi ovviamente che devo fare? L'ordine quando lo emetto? Devo andare a vedere il lead time. Nel caso dell'assemblaggio gambe, se non ricordo male, il lead time era di una settimana, quindi gli ordini devono essere anticipati di una settimana. In sostanza, ripetendo quello che appunto ho detto poc'anzi, ripeto, siccome si trovano allo stesso livello assemblaggio gambe e ripiani, l'istante di tempo in cui ovviamente devono essere disponibili i gruppi di gambe assemblati con le traverse e i ripiani, l'istante di tempo è lo stesso ovviamente, soltanto che l'ordine, poiché ognuno dei due è caratterizzato da un lead time diverso, l'ordine deve partire, i due ordini devono partire in istanti diversi. In sostanza, ripeto, 150, 150 e 100, vedete che coincide con la domanda lorda di ripiani e con la domanda netta, ovviamente, almeno quantitativamente, dei tavoli. Vedo per il gruppo assemblaggio gambe la disponibilità a magazzino, ce ne sono 100 all'istante 1, per cui 150 diventano 50, 150, 100. Lead time una settimana, anticipo l'ordine di assemblaggio gambe di una settimana, e quindi il 50 lo anticipo di una settimana, 150 di uno, 100 di uno. A questo punto che cosa faccio? Devo scendere di livello ulteriormente e dire ok, però questo assemblaggio gambe da che cosa è costituito? Allora ci sono ovviamente le gambe con un coefficiente di impiego 4, le traverse corte, coefficiente di impiego 2, e le traverse lunghe, coefficiente di impiego 2. Allora, ho considerato adesso le gambe. Allora, che cosa significa? Che siccome questo è l'ordine rilasciato per le gambe, ovviamente che cosa succede? Che la domanda lorda di gambe ovviamente deve essere pari alla domanda netta di assemblaggio gambe, però per le gambe, siccome il coefficiente di impiego è 4, deve essere moltiplicato per 4, cioè in sostanza per realizzare un gruppo assemblato gambe io ho bisogno per ogni gruppo di assemblato di 4 gambe. In sostanza significa quindi 200 per l'istante, questi sono gli ordini, quindi sono 200 per il primo ordine, ancora 600 per il secondo e 400 per il terzo. Anche qui dovrò vedere la disponibilità ovviamente di gambe a magazzino, in questo caso ho immaginato 150 e 100, che mi porta ovviamente nel calcolo della domanda netta a dire se queste sono 200 ne ho 150 e 200, quindi all'istante 2 non ho bisogno di nulla, mentre per l'istante 3 me ne avanzano ancora 50 perché ne sono 250, quindi 550 e 400. Devo emettere l'ordine di quanto lo devo anticipare. Il lead time è di una settimana e quindi vedete che in questo caso ovviamente i 550 li ordino all'istante 2, i 400 all'istante 3. Se qui per esempio ci fosse, non ci fosse stato nulla, se qui ci fosse stato 0, questo 200 ovviamente diventava 50 e l'ordine doveva essere emesso ovviamente subito all'istante immediatamente successivo. Dunque ovviamente ho immaginato un lead time, dicevo, di una settimana, ma se fosse stato per esempio di due settimane per un qualsiasi motivo, e se ovviamente qui non ci fosse stato questo 100, quindi immaginate
200 la domanda lorda, 150 la produzione a magazzino, la domanda netta era di 50, lead time 2 settimane, ecco che lo dovevo andare ad ordinare all'istante immediatamente precedente il punto di partenza, e quindi questo significava che non potevo rispettare quella richiesta, perché con le risorse a disposizione, con i lead time disponibili, ovviamente non riuscivo a rispettare quei tempi, d'accordo? Ovviamente l'esempio che ho fatto è, me lo sono costruito ad hoc, e quindi ovviamente riesco nel caso specifico a rispettare le date di consegna. Allora, vediamo il caso delle traverse. Io la tabella successiva vi sono dovuto riportare una parte ovviamente della tabella precedente, cioè in particolare mi interessava l'assemblaggio gambe e le gambe, e ovviamente per quanto riguarda le traverse, a chi devo fare riferimento? Ovviamente all'assieme a livello immediatamente superiore, coefficiente di impiego delle traverse corte è 2, ovvero per ogni gruppo assemblato gambe ho bisogno di 2 traverse corte e 2 traverse lunghe, in particolare traverse corte 2, e quindi significa che cosa? Che siccome il coefficiente di impiego è 2, allora con riferimento all'assemblaggio gambe, che sono 50, 150 e 100, avrò bisogno nei medesimi istanti 2, 3, 4 di quante traverse corte? 50 per 2, 100, 150 per 2, 300, 100 per 2, 200, che sono i valori che leggete qua. Ce n'ho a magazzino di traverse? Sì. Allora ho immaginato di averne 50 e 50, per cui il fabbisogno di traverse corte all'istante 2, 50 e 50, 100, annulla questo valore del 0, 300 rimane 300, 200, 200, il lead time quanto vale? Una settimana, devo anticipare gli ordini di una settimana. Traverse lunghe, è lo stesso discorso, ovviamente, coefficiente di impiego 2, quindi per costituire l'assieme a livello immediatamente più alto, e quindi 50, 150 e 100 sarà 100, 300 e 200, ce n'ho a magazzino, ho immaginato di non averne, 100, 300 e 200 anticipate di una settimana. E che succede? Allora, fatto questo, praticamente l'MRP, che capite bene, noi l'abbiamo fatto per un esempio così banale, eppure ci abbiamo messo un po' di tempo. Immaginate ovviamente che cosa significa quando io considero poi effettivamente le quantità magazzino, giacenze, scorte di sicurezza, quantità impegnate. Immaginate che succede quando il prodotto non è così stupido come quello che abbiamo considerato, ma è un prodotto costituito da centinaia se non migliaia di componenti, come nel caso di prodotti particolarmente complessi. Immaginate cosa succede quando nella emissione degli ordini per la produzione ovviamente ci sono componenti che ritrovo in più prodotti. Per esempio, immaginate le stesse gambe, li trovo in questo tavolo, ma li trovo anche in altri tavoli, in altri modelli di tavoli che comunque realizzo, no? Che hanno semplicemente un ripiano diverso. E che faccio? E ovviamente devo tener conto anche degli altri fabbisogni, e ovviamente le cose si complicano ancora di più, perché io devo cercare quando possibile, accorpare gli ordini. I criteri del costo minimo unitario e del bilanciamento dei costi, ovviamente come criteri, intervengono qui, cioè queste quantità, questi ordini sono in effetti quelle quantità che nella tabella io avevo messo T uguale a 1, 10, T uguale a 2, 20, T uguale a 3, 50, eccetera, eccetera, sono queste quantità. Io per semplicità mi sono limitato a considerare i fabbisogni soltanto di questi 3 ultimi periodi di prodotti finiti, ma immaginate che qui ovviamente c'è 100, 300, 200, qua ci saranno altri valori che ovviamente sono stati shiftati all'indietro nel tempo, e quindi come li ordino? Cioè le traverse lunghe ne devo ordinare 100, 300, 200,
qui ci saranno altri valori, ma che faccio? Ovviamente utilizzando il criterio o del costo minimo unitario, del bilanciamento dei costi, accorpo questi fabbisogni in lotti, in ordini che dovrò ovviamente emettere. Capite ovviamente che ovviamente l'MRP per questo semplice prodotto, ovviamente già così uno si avvilisce perché dice ma no, cioè devo considerare tutto questo, devo ovviamente accorpare i fabbisogni, devo calcolare gli ordini che devo emettere, devo considerare se ci sono componenti anche in altri prodotti e quindi intrecciare quelli che possono essere i fabbisogni emettendo ordini che in qualche modo accorpino i fabbisogni anche di altri prodotti, ma diciamo ci abbiamo messo tutto questo tempo, cioè, tenete presente ovviamente che nel caso delle aziende esistono software, dei programmi che fanno questo in automatico, emettono ovviamente degli ordini, ci sono quindi molto spesso software più o meno articolati, più o meno complessi, che dialogano poi con il magazzino, con le disponibilità del magazzino, calcolano in automatico e pianificano quello che è il fabbisogno dei materiali nel tempo, emettendo in automatico quelli che sono questi ordini di approvvigionamento o di produzione dei singoli componenti. Già vi ho detto ovviamente che in questa analisi quindi che io vado a fare, che è un'analisi che io faccio con riferimento a quella che è la richiesta da parte del cliente, del mercato, di un certo numero di unità di prodotti, questo ovviamente così come dipende e discende dal piano generale di produzione, io che faccio? Vado a vedere innanzitutto la fattibilità, il rispetto di quelle date di consegna, e il rispetto come lo verifico? Semplicemente andando a vedere se la partenza, l'istante in cui devo emettere questi ordini e quindi devo rilasciare gli ordini di approvvigionamento di produzione, questi istanti di tempo sono antecedenti il mio start, il mio punto di partenza, la data attuale. Se da questa analisi dovesse risultare una cosa di questo genere, e quindi la richiesta da parte del cliente non può essere soddisfatta. Se invece, come in questo caso, la richiesta, quindi possiamo affermare che potrà essere soddisfatta perché la partenza, lo start non viene superato da quelli che sono ovviamente gli ordini che devo rilasciare, bene, allora l'MRP mi dice che cosa? Gli ordini che dovranno essere emessi, cioè in sostanza, vedete, come è ovvio che sia, cioè non mi dice se devi realizzare 150-200 tavoli, ovviamente tu non è che pigli e ordini tutte le traverse corte, le traverse lunghe, le gambe, i ripiani, tutte assieme dall'istante iniziale e poi cominci l'assemblaggio. Questo ovviamente è sbagliato. Quello che appunto vi dicevo, si cerca sempre di capire quanto ordinare, quando lo devo ordinare e soprattutto quindi come posso eventualmente accorpare queste quantità. E di fatto se ovviamente una volta schedulati questi e distribuiti questi ordini nel tempo, risalgo la tabella dal basso, bene, che cosa significa? Che io devo emettere allora un primo ordine all'istante 1 di 100 unità, che sono ovviamente relative alle traverse lunghe. Queste ovviamente saranno ordinate, arriveranno e quindi si renderanno disponibili all'istante 2. All'istante 2 gli ordini rilasciati sono, come vedete, invece di 300 traverse lunghe, di 300 traverse corte, 150 gambe e ovviamente l'ordine rilasciato ancora di 50 assemblaggi. Per quanto riguarda le traverse, ovviamente
e quindi 300 saranno disponibili alla settimana successiva, le traverse corte 300 alla settimana successiva, le gambe 550 alla settimana successiva. Per quanto riguarda l'assemblaggio gambe, queste saranno disponibili ancora come gruppo alla settimana ovviamente successiva, e procedo ovviamente risalendo la tabella, quindi facendo riferimento ai vari istanti di tempo. Non so se sono stato chiaro. Per quanto riguarda l'MRP, ovviamente mi interessa che quantomeno capiate la logica di funzionamento. Quindi MRP, Material Requirement Planning, pianificazione del fabbisogno dei materiali, cioè mi dice, con riferimento ai prodotti che devo realizzare, quali sono i materiali e come devono essere schedulati, distribuiti nel tempo gli ordini perché vengano rispettate le date di consegna di un certo numero di unità di prodotto. Tenete presente, giusto così per la cronaca, che dunque l'MRP tiene conto, e questo per farvi capire anche la complessità del problema, tiene conto e effettua soltanto una pianificazione del fabbisogno dei materiali. Niente mi dice in merito alla capacità di cui ho bisogno per realizzare quella produzione. Infatti si dice solitamente che l'MRP è una tecnica che lavora a capacità infinita, perché di fatto io non considero assolutamente vincoli di capacità che possono essere legati ovviamente sia alla disponibilità di manodopera sia alla capacità delle macchine. Cioè io dico che devo realizzare questa produzione di assemblaggi o di produzione di gambe eccetera eccetera, ma nessuno mi dice se poi effettivamente le mie capacità, le mie risorse, la manodopera di cui dispongo, le macchine eccetera, sono in grado ed hanno una capacità tale da supportare e sopportare quella produzione. Si dice infatti che solitamente l'MRP è una pianificazione sui materiali, che riguarda i materiali, che avviene con capacità infinita. Ovviamente nel tempo sono stati sviluppati altre metodologie, altre tecniche che tengono conto anche della capacità, e in particolare una di queste metodologie è per l'appunto il CRP. CRP è un acronimo che sta per Capacity Requirement Planning, che in effetti tiene conto proprio della capacità, e quindi è una pianificazione del fabbisogno di capacità, e verifica in effetti la fattibilità, la congruenza tra quella che è la produzione che dobbiamo realizzare e la capacità produttiva dell'impianto. Quindi CRP è di fatto un'evoluzione dell'MRP. In effetti nel tempo si sono poi sviluppate altre metodologie ed altre tecniche, si è passato da un MRP a un MRP2, che tiene conto di fatto di quello che è una pianificazione delle risorse di produzione, quindi MRP in questo caso sta per Manufacturing Resource Planning, e quindi l'MRP, l'acronimo, non sta più per Material Requirement Planning, ma per pianificazione delle risorse di produzione. È una tecnica, questa è una metodologia che viene utilizzata in ambito produzione, e questa abbastanza diffusa nelle aziende, l'MRP è quella diciamo di base, che ovviamente molte volte, dando per scontato la capacità di cui si dispone, consente di effettuare una pianificazione del fabbisogno dei materiali. Ma in questa slide appunto avevo cercato di mostrarvi quello che poi era avvenuto successivamente. Dunque si è passato dall'MRP2 all'IRP,
pianificazione delle risorse aziendali fino ad arrivare a un sistema di pianificazione avanzata PS che risulta essere poi quello più complesso e onnicomprensivo da questo punto di vista. Sappiate però e ricordatevi, al di là poi di questi acronimi che probabilmente per chi di voi andrà a lavorare in azienda, l'MRP certamente è una tecnica per la pianificazione dei fabbisogni di produzione che certamente troverete, forse certamente sentirete parlare di meno dell'MRP2, ma sappiate comunque, ricordatevi che l'MRP non tiene conto delle capacità, quindi è una pianificazione che io faccio a capacità infinita e che il considerare anche le capacità comporta l'adozione e l'utilizzo anche di un'altra metodologia che è appunto il CRP, che è il Capacity Requirement Planning. Dunque, volevo, non so se sono stato chiaro fin qui, se ci sono domande. Allora, volevo ultima cosa, volevo dirvi qualche cosa a proposito di questa metodologia look back, look ahead, che è per l'appunto la metodologia che viene utilizzata, quindi un algoritmo, come dire, di miglioramento della tecnica del bilanciamento dei costi. Allora, al di là delle relazioni ovviamente che ho scritto, cerchiamo ovviamente di capire che cosa vuol dire. Allora, immaginiamo di avere una situazione di questo tipo. L'esempio che io avevo considerato in precedenza in un esercizio dove per l'appunto il primo lotto di produzione che avevo calcolato era un Q1 di 60 unità che copre i periodi 1, 2, 3 e 4. Allora, il metodo dice questo in sostanza. Dunque, proviamo a vedere che cosa succede includendo o escludendo ovviamente il fabbisogno relativo al periodo successivo. Allora, qui c'è da mettersi soltanto d'accordo per la notazione che si intende ovviamente utilizzare. Dunque, io avevo utilizzato questa notazione, ma capirete subito perché, ovvero dunque il T asterisco per me rappresenta l'istante, come dire, che in qualche modo noi che rappresenta l'istante di partenza per la determinazione del lotto successivo. Quindi, per capirci, questo T asterisco per me rappresenta il periodo 5, quindi significa che io ho incluso in questo caso i fabbisogni relativi ai periodi 1, 2, 3, 4 e il T asterisco, quindi il punto di partenza per la determinazione del prossimo lotto è T uguale a 5. Allora, vediamo che cosa succede se in questo cao vado ad includere il T asterisco nel lotto precedente o se invece lo vado ad escludere. Io qui ho scritto una relazione, tra poco la vediamo subito e cercherò, spero compatibilmente con il tempo, di riuscire anche a dirvi perché poi ho utilizzato questa notazione. Ma
il concetto è questo: io sto dicendo ordino un lotto di 60, ma che cosa succede se io questo quantitativo, questo fabbisogno relativo al periodo 5 lo includo nel lotto precedente? Cioè, in sostanza, se questo 10 io lo includo nel lotto precedente, che cosa succede? Allora, se lo includo nel lotto precedente, quindi l'F con N T asterisco, se lo includo nel lotto precedente, quale sarà l'incidenza di questo fabbisogno sul costo di immagazzinamento del lotto precedente? Beh, evidentemente, se questo F con N di T asterisco io lo metto nel lotto di 60, che quindi diventerà 70, come inciderà? Ci sarà l'F con N di T asterisco che rimane a magazzino per T asterisco meno 1, giusto? E che ovviamente moltiplica il costo unitario di immagazzinamento. Quindi ci sarà un F con N di T asterisco che moltiplica T asterisco meno 1, che moltiplica costo unitario di immagazzinamento. Questo se lo includo nel lotto precedente. E questo termine, F con N T asterisco per T asterisco meno 1, che cos'è? Ovviamente, se lo includo, questo è un aggravio di costo. Se invece questo F con N T asterisco io non lo includo nel lotto precedente, ma invece lo metto nel successivo, no? E quindi considero il lotto successivo, così come abbiamo fatto, costituito da 10 e 70, che cosa avrò? Ovviamente l'F con N di T asterisco nel lotto successivo l'incidenza sarà 0, e in effetti il fatto, perché ovviamente rimarrà per un periodo T-1 0, e la prima componente di costo che andrà ovviamente ad incidere sul costo di immagazzinamento del lotto successivo sarà il fabbisogno netto relativo al periodo di asterisco 1, che rimarrà a magazzino per quanto tempo? Che rimarrà a magazzino per ovviamente di asterisco più 1 meno 1, di asterisco ovviamente è 1, quindi sarebbe per 1, giusto, perché è il periodo di immagazzinamento, per ovviamente costo unitario di immagazzinamento. Questo che cos'è? Questo ovviamente rappresenta un risparmio. Ovviamente io ho costo unitario di immagazzinamento da tutte e due le parti, e quindi posso dire che fin quando l'aggravio, cioè l'F con N di T asterisco per T asterisco meno 1, è minore del risparmio, cioè quello che succede se ovviamente io lascio tutto come sta, allora se si verifica questo mi conviene includere nel lotto precedente il fabbisogno netto relativo al periodo successivo. Non so se sono stato chiaro. Cioè, quello che accade e che leggete qui è proprio quello, infatti ho detto lasciate, lo vediamo poi dopo, ma l'F con N T asterisco per T asterisco meno 1 deve essere minore o uguale dell'F con N T asterisco più 1. Questi termini che appunto leggete in letteratura, si trova qualcosa del genere su questo algoritmo di miglioramento, ma questa è la relazione che leggete: l'F con N T asterisco meno 1 deve essere minore o uguale dell'F con N T asterisco più 1. Tutta sta questa relazione, ovviamente vi ho fatto tutto questo discorso per dirvi e per farvi capire che ovviamente questi due termini che compaiono qui in effetti rappresentano dei costi di immagazzinamento. Uno rappresenta un aggravio se ovviamente
includo il fabbisogno relativo al periodo che io ho escluso, invece lo includo logicamente nel lotto precedente, e l'altro ovviamente è un costo di immagazzinamento che rappresenta un risparmio, cioè ovviamente è la prima componente di costo di immagazzinamento utile, diversa da zero, che devo sostenere se invece lascio le cose come stanno. Il criterio del look back, look ahead dice poi, dice guarda che in effetti devi, perché ovviamente sia applicabile, andare a verificare questa diseguaglianza, cioè l'F con N T asterisco per T asterisco meno 1, cioè in sostanza questo primo termine deve essere minore dell'economic part period, che appunto è un termine che è dato dal rapporto tra costo di lancio e costo unitario di immagazzinamento, questo per verificare che effettivamente il valore di questa funzione di analisi risulti in qualche modo influenzato da quello che può essere un andamento crescente della domanda. Ma comunque lasciamo un attimo, tralasciamo questo aspetto. Voglio soltanto mostrarvi nel nostro caso ovviamente che cosa succede. In sostanza, provando ad includere questa quantità, quindi il 10 nel lotto precedente, l'F con N T asterisco quindi è 10, per T asterisco meno 1, che quindi è 5 meno 1, è 40, che è minore o uguale di che cosa? Dell'F con N T asterisco più 1, che è 70 per 1, è minore effettivamente. È minore dell'FP, dell'economic part period, 40 è minore di 100, quindi che significa? Significa che essendo verificata, io questo, in questo caso sto guardando in avanti, ho incluso il fabbisogno relativo al periodo successivo, essendo verificato significa che il mio lotto, allora secondo questo algoritmo, non sarà di 60 ma di 70. Ok? Quindi significa che è conveniente, è più conveniente includere il fabbisogno relativo al periodo immediatamente successivo, che è quello che invece con, applicando il semplice metodo del bilanciamento dei costi, noi abbiamo escluso. A questo punto che cosa si fa? Si va oltre, si dice vabbè, vediamo una cosa, se questo lo includo nel lotto precedente ancora, che cosa succede? Si applica come al solito la relazione, in questo caso vedete che dall'applicazione di questa relazione, in questo caso 70 per 6 meno 1 è 350, che è minore di 35, ovviamente non è minore, e poi ovviamente risulta anche non essere minore dell'economic part. Quindi significa che a questo punto il lotto così calcolato deve subire una modifica, una variazione, e devo partire ovviamente nel calcolo poi dei lotti successivi. Attenzione, lo so che è tardi e ovviamente siete stanchi, volevo soltanto dirvi quest'ultima cosa, poi riprendiamo martedì. Dunque, attenzione, ovviamente se io decido di applicare il bilanciamento dei costi con il look back e il look ahead, non mi vado a calcolare tutti i lotti, è ovvio, cioè se no finché corre il rischio poi di doverli ricalcolare di nuovo tutti da capo. Cioè io mi calcolo il primo lotto, quindi mi calcolo il 60. Detto ok, primo lotto è 60, includi periodi 1, 2, 3, 4, tutto questo ovviamente non me lo calcolo, no? È ovvio. Cioè a questo punto dico, ma siamo sicuri che è 60? O forse deve essere 70 o 140? Allora vedo se posso includere il fabbisogno relativo al periodo successivo, in questo caso sì. Vedo se posso includere il fabbisogno relativo a due periodi successivi, in questo caso no. A questo punto mi fermo e parto ovviamente a calcolare il nuovo lotto. A partire da questo istante calcolerò un nuovo lotto che probabilmente, che ne so, coprirà i periodi 6 e 7, e poi vedo ovviamente se posso includere ancora il fabbisogno relativo al periodo successivo. Che succede se al primo tentativo, e poi mi fermo, che succede se al primo tentativo che faccio, con il quale voglio vedere se posso includere il fabbisogno relativo al periodo successivo,
esce fuori che o l'EPP, non questa relazione relativa all'EPP non è verificata, o che al contrario l'F con N T asterisco T asterisco meno 1 è maggiore di dell'F con N T asterisco più 1, significa che non posso andare avanti, quindi non posso includere il fabbisogno relativo al periodo successivo e quindi mi devo fermare. A questo punto vedo che cosa? Look back, quindi mi guardo indietro e dico, ma se invece escludessi l'ultimo quantitativo, e quindi si procede con un altro tipo di analisi che vedremo lunedì, che prevede ovviamente l'esclusione di questa quantità dall'8, cioè in sostanza il 60 può diventare 50, quindi se lo escludo e lo includo nell'8 successivo. Questo è quello che in sostanza avviene con il look back e il look ahead. Quindi io innanzitutto non necessariamente devo prima guardare avanti e poi indietro, o prima guardare indietro e poi avanti. Posso decidere di procedere nell'uno o nell'altro verso, ma è chiaro che nel momento in cui decido di guardare avanti, per esempio di includere il fabbisogno, se verificato, come in questo caso, poi non è che posso andare indietro, cioè una volta che verificato una prima volta basta, la strada è quella, cioè non è che posso saltare e andare indietro, se no non la finisco più. Quindi lo includo, è rispettato? Sì. Almeno una volta? Sì. Ok, a questo punto la seconda volta non è rispettato, mi fermo, basta. Se al primo tentativo non viene rispettato, posso pensare di andare nella direzione opposta, quindi andare avanti, andare indietro, se prima sono andato. Ok, non so se ci sono domande, ma io mi fermo qui.